Teneri spollicciatori di Pro Evolution, eccolo qui PES 2016. So che lo desideravate, quindi mi sono procurato una copia della demo per PlayStation 4. Ringrazio Simone Piazza che ha, tra virgolette, prestato a me questa play e quindi sono pronto per farvi vedere questo match. Allora, andiamo a vedere direttamente le squadre. Allora, le squadre per questa partita sono Juventus, Roma. Come potete vedere che la Roma è già più debole rispetto alla Juve. Poi possiamo trovare anche il Bayern Monaco, veramente fortissimo, con attacco 91, centrocampo 87, difesa 86. C'è il Corinthians con 68 d'attacco, 75 di centrocampo e difesa 72. Oltre al Corinthians c'è anche il Palmeiras, che è veramente una schiappa. E due nazionali, come potete vedere ci sono sia il Brasile che la Francia. Ci sono proprio le squadrone, mi hanno detto. Veramente, che squadrone hanno messo in questa demo. Vabbè, ma i pro e contro li analizzeremo all'interno di questo episodio. Facciamo un Juventus-Roma. Allora, prima di iniziare vi faccio vedere le divise. Come potete vedere, questa è la nuova divisa Adidas della Juve e la divisa della Roma. I volti, ragazzi, come potete vedere, Evra e De Rossi sono fatti benissimo. Non posso assolutamente lamentarmi. I volti della Serie A sono sempre fantastici negli ultimi PES. Soprattutto in questo non possiamo lamentarci. I volti di Evra e De Rossi sono veramente fantastici. Come potete vedere qua, andiamo nelle impostazioni generali, c'è un livello medio. Io ho provato livello medio e veramente sembra brocchissimo. Provo Superstar, perderò sicuramente a Superstar. Però è per farvi capire quanto è migliorato a livello di intelligenza artificiale il gameplay di PES. Quindi anche se vado a perdere, è giusto per capire che cosa possono fare le squadre. Guardiamo gli schemi di gioco. Come vedete, gli schemi di gioco sono ancora con uno stile molto molto retro, uno stile molto vecchio che, vabbè ragazzi, a me non piace, sono sincero. Però è più preciso per quanto riguarda le posizioni in campo. Quindi possiamo vedere ad esempio un Vidal che è un 80. Ma a proposito, sottolineiamo una cosa: le squadre sono dell'anno scorso. Cioè, sono dell'anno scorso. Andiamo alla partita, va che è meglio. Cioè, non è possibile dal mio punto di vista far uscire una demo con le rose aggiornate a giugno. Anzi, a maggio, diciamocela chiara, a maggio. Cioè, noi siamo qua allo Juventus Stadium, che è migliorato tantissimo. Come vedete, la grafica è molto bella, lo stadio è bello attivo. Come vedete, ci sono tutte le persone, c'è il pubblico. Questo è l'interno dello Juventus Stadium. Questi sono i corridoi. Molto carino, comunque, a mio parere, come intro. Il problema è il prato, come potete vedere è piattissimo, cioè non c'è una tridimensionalità, non sembra di andare su un campo sintetico disegnato, cioè come potete vedere, cioè, la texture non esiste. Vabbè, questo è un punto a sfavore, quindi è un contro di PES. I pro, come potete vedere e come vi ho già detto, possiamo vedere i volti, adesso ve li faccio vedere per bene. Eccoli qua, questi sono i volti della Juve. Come vedete, vabbè, c'è ancora Pirlo, c'è ancora Vidal, c'è ancora Tevez. Che vi posso dire, anche qua c'è ancora Olebas. E vabbè ragazzi, contate, fate finta di niente, fate finta che le rose sono ancora quelle dell'anno scorso. Fate finta che siamo ancora a maggio del 2015. Quindi questa è la Juve, come vedete questa è la Juve che praticamente ha affrontato la finale dei Champions. C'è Chiellini che ha fatto veramente bene ed è pronto scappa tutto ragazzi, qua mi scappa tutto perché mi stava cadendo il joystick. Vabbè, niente, cosa vi posso dire? Vi posso dire che la Roma invece gioca con De Santis, Maicon, Manolas, Castano, Olebas, Pjanic, De Rossi, Nainggolan, Gervinho, Totti e Iturbe, o non mi ricordo più chi era, quello a destra, quel che sia, quel che l'è. E Gervinho è pronto a spaccare i culi. Bello il pallone di PES, non c'entra un cazzo con la Serie A perché non ha i diritti, però ci sta, a me piace quel pallone lì. Allora si parte subito, si parte con Bonucci dal fondo, vediamo di muoverci bene. Come potete vedere, un altro pro di pro è praticamente la velocità di gioco. Come vedete è molto molto più fluido rispetto agli altri gameplay, quindi rispetto
alle altre giocabilità dei PES e vi posso dire con certezza che i movimenti dei giocatori, quindi nei passaggi, vabbè, qua ha sbagliato, però i movimenti sono molto più naturali, molto più verosimili, quindi c'è stato un, vedete, anche questo passaggio è un miglioramento netto, non posso dir di no. Quindi, vabbè, adesso basta che Robby segnano pezzi di ciolla. E cosa vi posso dire di altro? Ho notato, giocando, comunque ho fatto qualche altra partita, giocando a livello medio, che, allora, prima di tutto, i portieri sono veramente fortissimi. Cioè, la parano ovunque, comunque e per sempre. E ho notato un'altra cosa, cioè i contrasti. Quindi, quando vai, per esempio, con FIFA a fare una spalleggiata, ecco, qui appena li tocchi volano, nel senso non che cadono a terra, nel senso che prendi subito palla, cioè basta semplicemente avvicinarti a loro e la palla è tua. Quindi c'è una difficoltà veramente assurda, se tu non giochi in Superstar o comunque l'ultima difficoltà, qua ho sbagliato, se non giochi con l'ultima difficoltà appena ti avvicini a loro prendi palla. Questo è un contro. Mentre per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, quindi come vedete c'è una buona struttura di gioco, i difensori anticipano bene, gli attaccanti si trovano nelle posizioni giuste, quindi non posso lamentarmi. Allora, per il momento sono con Lichstar, la passo dietro a Marchisio, in mezzo per Vidal che è un 80 ma è molto più alto, se non erro 87, è un CC, quindi non un trequartista. I cross, parliamo di cross. Allora, per quanto riguarda i cross sono molto meglio. Ecco, come vedete, avete visto il cross che ho fatto prima con Evra, è un movimento molto più fluido rispetto, ecco, anche guardate qua che bel cross, la presa. Ecco qua, va fuori. No, magari ce la faccio, sti cazzi. Dai che la prendo. No, vabbè, comunque vi dicevo, perfetto, il cross è molto meglio, devo dire la verità, è molto meglio come movimento rispetto a FIFA, che FIFA è rimasto sempre con i soliti cross con quell'effetto lì, ma il movimento non è bello quanto questo, devo dire la verità. Anche se, in FIFA c'è da dire la verità, in FIFA capitano comunque un cross, questo è fuori gioco, capitano magari dei cross che sono sempre diversi, ecco, c'è sempre una diversificazione del cross. La punizione fa cagare a spruzzo, eccola qua, la punizione fa veramente cagare a spruzzo, come del resto il calcio d'angolo. Un errore che ho trovato all'interno di questa demo è l'inversione delle assi, cioè della X e della Y. Quindi se io sono nel calcio d'angolo e devo girare a destra, devo svoltare l'analoga a sinistra. Se devo girare a sinistra, devo svoltare l'analoga a destra. Spero che sia un errore comunque della demo, o che sono io, babbo di merda, che ho sbagliato nell'impostazione dei tasti. Anche se, vabbè, ho fatto la tipologia 2, che sarebbe la tipologia dei tasti di FIFA all'interno di PES. Allora, si spazza con Vidal, la passiamo a Pogba. Ecco, Pogba è veramente fortissimo. Cioè, Pogba, allora, a livello di fisico, a livello di piede, a livello di tutto, è fortissimo. Sarà davvero tanto forte anche in FIFA 16, ne sono sicuro. Però, devo dirvi la verità, qui all'interno di FIFA, all'interno di PES 2016 è veramente una bomba. Anche se comunque non l'ho sfruttato al meglio. Io l'ho sfruttato all'interno di altre partite e vi posso dire che è davvero davvero forte. In questa partita, che stiamo già arrivando alla fine del primo tempo, non andrò a fare dei tagli, quindi ve la farò vedere tutta senza tagli, per far sì che giudichiate voi questo giochetto billu billu. Allora, intanto vado ad intercettare con Marchisio, la passo a Pirlo per Vidal. Vidal, bellissimo il cross, vedete quanto sono migliori i cross da questo punto di vista. Marchisio per Pirlo, riesco a indietreggiare per Vidal, dietro ad Evra. Evra, vediamo se riusciamo a fare un cross. Niente da fare, ci anticipa Pjanic molto pulito. E niente, finisce qua il primo tempo. Come potete vedere, questo è il primo tempo del match Juventus contro Roma. Eccoli qua i nostri giocatori e sono pronto per affrontare il secondo tempo. Dopo l'intervallo, con un 58% del possesso palla, i tiri in porta sono stati praticamente nulli, c'è da dire la verità, è molto più difficile tirare in porta rispetto a magari a un FIFA 16 che ci sono dei cambi campo molto più frenetici. Qua è un pochino più costruito e devo anche dire una cosa, c'è da dire che... Vabbè, tra l'altro a me quel menu qua fa cagare a spruzzo, io già ve l'ho detto prima ma voglio dirvelo ancora. No, volevo dirvi che comunque questo gioco dal mio punto di vista...
è un attimino più interessante per quanto riguarda il calcio d'inizio. Cioè, se tu vuoi fare una partita tra amici, vuoi giocare per i cavolacci tuoi, vuoi fare delle partite di Serie A, vuoi fare dei tornei a casa tua tra amici, questo è l'ideale. Secondo me è molto molto carino. Vaffanculo, vaffanculo Cervinho, vaffanculo Cervinho. Scusate, però mi stavo per segnare. Perché comunque è bello da giocare fuori. Magari nella carriera e nell'online io preferirei 100 milioni di volte FIFA, perché ha una struttura molto migliore e soprattutto una Konami che ti fa uscire il gioco con il bug del calcio d'angolo, sempre se sia un bug, con le rose così a puttane, ti fa capire quanto staranno dietro a questo gioco. Cioè, secondo me sarà molto molto trascurato, come è successo per tutti gli altri. Cioè, io vi faccio un altro esempio. Allora, io adesso sto giocando a questo gioco e praticamente sto giocando a casa di un mio amico su PS4. Se non c'era lui che mi prestava questo gioco, questa demo, io non potevo giocarci al mio PC, perché io gioco sempre su PC. La cosa che mi fa arrabbiare è che Konami non ha avvisato nessuno, ha detto: il gioco esce per PC, la demo il giorno tot. Il giorno tot io sono andato a vedere su Steam per scaricare la demo e la demo non esisteva. Cioè, la demo per PC non esisteva. Quindi veramente vi fa capire che comunque Konami non è una grande casa, come succede con EA, che poi sapete benissimo che anche l'Electronic Arts ha dei problemi. Però si sa che è un colosso rispetto a loro, che hanno un attimino meno cash. Vediamo un po' questa partita, va, viviamola un po' con Pjanic. Bellissima questa azione, attenzione ragazzi, attenzione. Vabbè ragazzi, stavo dicendo che la parano sempre, vaffanculo, ma guarda, ma che cazzo. Vabbè, vabbè, intanto Totti va a esultare. Totti, che cazzo fa Totti? Ma no, con l'iPhone! Niente ragazzi, c'è Totti che si fa il selfie col, vabbè. Come direbbe il buon Simone, che cafonata. E niente, comunque, come vedete c'è Totti che si è fatto il selfie. Erroraccio di Buffon che va a bere e intanto si gira perché sta bestemmiando come un ossesso. Vabbè, niente, c'è da dire che comunque bellissima l'azione che l'ha portata al gol. Come potete vedere, ecco qua, Nainggolan la va a passare a Totti, la ripassa dietro. Si va a smarcare la difesa, non torna. Totti liberissimo, la para Buffon che poteva prenderla, però fa un movimento strano a mio parere. E Totti la butta di testa contro... vabbè, comunque è abbastanza un gol di merda, c'è da dire la verità. Belli movimenti, bellissimi movimenti a smarcare. Peccato per il campo di gioco che vedete, mi sembra di giocare a FIFA 2008. Sì, anzi, 98. No, beh, 98 è troppo, FIFA 2008. Vabbè, niente ragazzi, 1-0, come vi ho detto, qua c'era da perdere. Io a PES non sono un fenomeno, però c'è da dire che rispetto agli altri PES, in questo PES me la cavo un attimino di più. Infatti sono arrivato fino al 60esimo senza problemi. Allora, c'è Morata che sbaglia tutto. Vediamo di prendere palla, vediamo di scivolare un po', di fare un po' di belle azioni. Ecco, un altro contro che posso dire di questo gioco sono i falli. Allora, come avete visto da me, o come sicuramente avete visto in altri canali, cioè sicuramente guardate altri youtubers e altri youtubers l'hanno fatto vedere. Ecco qua, praticamente i falli esistono al minimo. Cioè, nel senso, è molto molto difficile che fischiano fallo, proprio perché anche se tu vai a scivolare, il giocatore scivola quasi sempre pulito, e se non scivola pulito comunque spesso e volentieri non fischiano. E quindi, cioè, è brutto da dire, però non ci sono interruzioni nel gioco, non ci sono gialli. Cioè, devi fare proprio un fallo da pezzo di merda, cioè devi spaccargli le gambe. Dal mio punto di vista un rosso qua è un giallo. Cioè, non lo so se è una mia impressione. Magari qualcun altro qui sotto che ha già provato PES questa demo me lo potrà dire, mi dirà: guarda Bubu, hai ragione, anche secondo me c'è questo problema per quanto riguarda l'arbitraggio. Attenzione alla parata, la parata di Gigi Buffon. Stranamente, rispetto agli altri gameplay, questa volta sono molto più calmo e vado a descrivere proprio il gioco, non sono qui a vivere la partita. Spero che comunque vi piaccia lo stesso questa descrizione un attimino più seria, non da P-Quadro Gamers, non da Pirla al quadrato, ma da tutorial, o meglio, let's play di questa nuova demo. Intanto, vabbè ragazzi, che gol ha fatto? No, vabbè, ma parliamone, che gol ha fatto? Mi ha lasciato senza parole, ha segnato Oleba su un gol pazzesco.
Tanto andiamo a vederlo. Orebas che è andato al Watford. Watford che ha perso 2-0 col City. Ai ai ai, Watford. Non va bene, non va bene. Andiamo a vedere, sì, infatti c'era i Turbe sulla destra. Andiamo a vedere questo gol. Buffon che non si sa cosa fa, ma inneggia la Roma. Orgoglio e passione. Allora, il calcio d'angolo, come vedete, l'ho spazzata di testa. Olebas al volo tira una bomba e Buffon rimane lì, cioè rimane lì, non la va a parare e entra la palla in rete. Vabbè, 2-0 ragazzi, questo gol era praticamente, magari si poteva dire imparabile, ma con questa difficoltà superstar è più facile che entrano i gol ed è più difficile farli, questa è la realtà della difficoltà. Non è magari come in FIFA che succede questa cosa, ovvero che praticamente nel momento in cui aumenti la difficoltà, aumenta la difficoltà anche della tua difesa, del tuo portiere. Quindi è più difficile farti segnare, mentre qua è molto più difficile segnare ed è molto più facile per loro andare in rete. Quindi, allora, vediamo di terminare al meglio questa partita senza prendere un terzo gol, magari facendone uno. Ripartiamo, vediamo di marcare al meglio. Come vedete, questo mio problema del livello medio dove ci sono le marcature, bello anche questo, questa difesa, devo dire la verità, a palla a mezz'aria. Devo dire che comunque è molto difficile prendere palla nei contrasti a livello superstar, perché non ho il modo e il tempo di farvi vedere a livello medio cosa succede. Però io vi assicuro che i giocatori appena si affiancano, veramente appena si affiancano all'altro giocatore, prendono palla. Cioè basta che tu incroci la loro direzione e la palla è tua. E quella dal mio punto di vista non è una buona cosa. C'è anche da dire che non ho provato i trick. Non ho provato i trick perché non sono capace a fare i trick in questo PES. Ecco, vedete, questo poteva essere un'azione da fallo, comunque un'ostruzione. E invece no, invece Pogba, che è fortissimo, non prende gialli, non prende un cazzo. Va bene così. Devo anche dire un'altra cosa. Io non ho segnato, però io vi posso dire che nel momento in cui vai a segnare sono arrivate le esultanze personalizzate anche all'interno di PES. Quindi potete personalizzare la vostra esultanza anche qui. Finisce qua la partita, c'è Maicon che esulta, vincono 2-0, io vi ringrazio per aver visto tutta questa demo, vi ringrazio per aver visto questa puntata, io vi aspetto su Facebook, voglio che mettete un bel mi piace a questo video, ma soprattutto un bel mi piace alla pagina Facebook, spero sia stato di vostro gradimento il match, io vi aspetto alla prossima, voglio le vostre opinioni, voglio i vostri pro e i vostri contro per PES 2016. Qui sotto nei commenti. Alla prossima, raga. Ciao!